Che cosa è successo qui dentro? C'è la finestra aperta. Anche lì dentro c'è scritto Grinch. Il Grinch è tornato ed è entrato in casa nostra. Sembra che indichi la porta. Insieme dai, insieme. Ma che cos'è? Portiamolo fuori. Come lo porto lì dentro? È senza dubbio lo schiaccianoci più grande che io abbia mai visto. È un foglio. E l'ho rubato. Ma adesso non lo sopporto proprio più. Tenetevelo. Il Grinch. Come sto? Sinceramente i tuoi gusti riguardo gli indumenti sono alquanto bizzarri. Qualcuno ha parlato. Ma non può mica essere stato lui. Perché mi osservate così? Ma sei stato tu a parlare? Era stata la TV! Certo che ho pronunciato io quelle parole. Te l'avevo detto, Dominique. Mi ha risposto! Ok, mi hai risposto. Grazie! Ma come fai a parlare? Cioè, com'è possibile? Come fai? Non mi risponde. Ehi! Piano! Piano, Dominique, non toccarlo, potrebbe essere pericoloso. Ma parla, come fa a parlare? Non è possibile! Ehi, potresti spiegare un pochettino come fai a parlare? Perché sei qui? Non parla più, si è ammutolito. Ehi, non essere maleducato però, stavamo parlando! Sto parlando con uno schiaccianoci? Sì. Ehi? Sai dire qualcos'altro? Magari, è come quei pupazzi che hanno delle frasi registrate, sa dire solo quello. Ma Dominique ha risposto alla tua domanda. Sarà una coincidenza. Scusi, signor Schiaccianoci, salve. Ecco, scusi l'insistenza, però non è che potresti dialogare ancora con noi? Sai, dirci qualcos'altro, dirci come mai parli. Niente. Muto. Ma non è che lo abbiamo immaginato? Ma no, Dominique, parlava! E allora sarà che non vuole più parlare con noi? Non lo so, però mi fa un po' paura! Hai ragione, non dirlo a me. È normale che ci faccia un po' paura. Buongiorno ragazzi, io sono Eric. E io sono Dominique. E chi siamo, Nadine? Che siamo tutti insieme! Insieme! E abbiamo uno schiaccianoci che parla. O almeno ha parlato. Lo so che è strano, ragazzi, ma lo avete sentito anche voi. Un attimo fa mi ha risposto. E comunque è strano sin da quando è arrivato, lo sapete, ce l'ha portato qui il Grinch. Il Grinch è tornato, è entrato in casa nostra di nascosto e ci ha lasciato quello lì, con un bigliettino che diceva: l'ho rubato, ma adesso non lo sopporto più, quindi tenetevelo. Ecco perché non lo sopporta più, Dominique, perché parla. Non capivamo, ci dicevamo: com'è che non sopporta quella statua? È una statua, chi è che non sopporta una statua? E invece non lo sopporta perché parla, parla tutto il tempo. E quello lì mi ha offeso anche, mi ha persino offeso. Già, e canticchia anche, ha canticchiato tutto il pomeriggio. Sì, ma è impossibile, dov'è che il Grinch ha rubato uno schiaccianoci che parla? Quello lì, da dove viene? È strano, a me fa paura e penso proprio di non volerlo più in casa adesso. Scrivo al Grinch e gli dico: ehi Grinch, vienitelo a prendere perché io non lo voglio. Non lo voglio, ho paura. Ti immagini, ti alzi la notte e lui ti dice: ciao. Piano, Eric, se è vero che ci sente, potrebbe anche offendersi, no? Sì, ma non lo voglio, non lo voglio. Di al Grinch che se lo viene a riprendere. E voi ragazzi, non la pensate come me, non pensate che sia strano. Voi lasciate like se pensate che questa sia una cosa stranissima. E se anche voi volete scoprire come me come fa a parlare. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nulla. Calmati, Eric, ci deve essere una spiegazione logica, stai esagerando. Esistono i pupazzi che parlano? Ne esistono a milioni. A volte hanno delle frasi registrate, o a volte hanno dei microfoni, oppure delle telecamere, dei sensori, dei computer che riconoscono quello che fai, quello che gli dici e rispondono, sì. Quindi tu pensi che quello schiaccianoci, alto 2 metri, abbia una telecamera, un sensore? Eh sì, non sai quanto è avanti la tecnologia. No, secondo me è ben diverso. E cosa può mai essere, scusa? Ti sei chiesta perché quello lì è così alto? No, perché? Quello lì non è un pupazzo. Pazzo, quello lì è un costume. Cosa, un costume? Sì, dentro c'è una persona di 2 metri. 2 metri? Ma sarà 1,80 m. Nel momento più opportuno lui si toglie questo costume e ci ruba tutto. Cosa? Tu mi stai dicendo che lì dentro c'è una persona vera?
Sì, potrebbe essere un ladro o magari una spia del Grinch. Ecco perché il Grinch ce l'ha dato. Ma Eric, come fa a stare una persona lì dentro? Dai, è di legno. Ma ci sta, è grande. Beh, deve essere molto magra. E quindi non hai mai visto una persona magra? Quello lì nel momento più opportuno si toglie la testa ed esce fuori così. Se è vero sarebbe terribile, Eric, mi stai mettendo paura. Certo che però ci sarà veramente molto caldo lì dentro. Come stai? C'è caldo lì dentro, se vuoi puoi uscire fuori. Forza dai, lo so che sei lì dentro, esci fuori. Non chiamo la polizia, non hai rubato niente, però poi te ne vai. Eric, smettila di importunarlo, torna qui, ho un'altra teoria. Non la passi liscia. Eric, forse è qualcosa di ancora più tecnologico. È un robot, chiaro, no? I robot sanno parlare, sanno rispondere, perché hanno un cervello tecnologico intelligente. Ma tu hai mai visto qualcosa di tecnologico fatto interamente di legno? Io no. Beh, magari il sistema è dentro il legno è solo una copertura. Proviamo a vedere se è qualcosa di tecnologico come penso che sia. Ci sarà qualche filo, qualche meccanismo, qualche telecamera. Vieni, avvicinati. Secondo te ci sta guardando? Beh, se è davanti a lui penso proprio di sì. Lui avrà i buchi per gli occhi. Ecco, guarda, qui c'è l'uomo che è qua, arriva qui, ecco lì. Ma non ha dei buchi, guarda. Forse è una retina. Piano, Dominico, piano, stai attenta, potrebbe essere pericoloso. Non può essere pericoloso, è un pupazzo. Non è un pupazzo, lui è un uomo. È strano però, non c'è niente, non ci sono figli, batterie, niente. Ci dovrebbe essere qualcosa che si apre col cacciavite, no? Ho capito, è a ricarica solare. Cosa? No, è un uomo, non è un coso, è un uomo, ecco. È davvero molto, molto strano. È il robot più strano che abbia mai visto. È l'uomo più strano che tu abbia mai visto. Smettila, Eric! Voi che cosa pensate? Che lì dentro ci sia un robot o che magari lì dentro ci sia un uomo? So che tutti pensate che ci sia un uomo lì dentro. Scrivetelo nei commenti. Qualunque cosa sia, noi lo scopriremo, capito? E ho un'idea, però... Non facciamoglielo sentire, vieni con me. Quindi, qual è la tua idea? Sta a sentire. Tra poco sapremo tutta la verità. E come? Ma con le telecamere nascoste, no? È chiaro che non ci vuole rispondere. Forse ha dei segreti, ha qualcosa da nascondere. Giusto, come ho fatto a non pensarci io. Ovviamente, l'uomo che c'è lì dentro deve respirare. Quindi, quando non c'è nessuno nei paraggi, lui si toglierà quel testone di legno e prenderà una boccata d'aria. Così noi scopriremo chi si nasconde. Se si nascondesse il Grinch lì dentro. Il Grinch lì dentro? No, calmati. Scopriremo sicuramente che è un robot. Proviamo a vedere che cosa fa quando non ci siamo. Noi adesso usciamo, ce ne andiamo, via, e torneremo solo tra un po' di ore. Ci sto, scopriremo chi ha ragione. E voi ragazzi, tenetevi pronti. Noi posizioniamo le telecamere e ci vediamo più tardi, quando finalmente scopriremo chi è. Eric, dai, sei pronto? Sbrigati che ci aspettano, dobbiamo andare. Possiamo andare. Ma quello è il mio giubbotto. Ah, ecco allora perché mi viene piccolo. Sì, però non c'è tempo. Dobbiamo andarcene. Dobbiamo andare molto, molto, molto lontano. E lasceremo la casa da sola. Ah, sì, ho capito. Sì, ho capito. Va bene, allora. Prenderemo una nave. Ok, l'hanno capito tutti. Dai, andiamo. Andiamo via. Ciao, noi andiamo. Ciao. Via. Siamo tornati. Ehi, che fai? Non importunare. Che cosa sarà successo qui? Andiamo. Entra qui, vai. Chiudiamo anche la porta. Chiudiamo per bene. Abbiamo preso i filmati e li guarderemo insieme, ma senza farci sentire da qualcosa. Qualunque cosa sia. Andiamo. Forza, sediamoci. È il momento di scoprire la verità. Accendiamo il computer. Siete pronti, ragazzi? Secondo me è un uomo.
E sono proprio curioso di sapere che faccia ha questo tizio. Beh, scopriamolo subito. Eccolo, eccolo. Sì, è dove lo abbiamo lasciato, Eric. Aspetta, che secondo me adesso parla. Parla, o sì che parla. Non sta facendo niente, tira più avanti. Adesso parla, sì, adesso parla, sicuro. Ma non fa nulla, niente. Non si muove, non parla, niente. Devi dargli un po' di tempo, deve essere sicuro di essere da solo. E dai, tira avanti, tira avanti. Ragazzi, è passato già un sacco di tempo e non fa niente, proprio niente. Sembra soltanto una statua, una normalissima statua. Ma non lo è, lo so io, non lo è. Cerchiamo di guardare proprio tutto, anche la minima cosa strana. Ma come fa a resistere tutto quel tempo? Dai, non posso crederci, forse stiamo solo perdendo tempo. Ah, stiamo esagerando, forse è soltanto un giocattolo. Cortesi signori, c'è qualcuno qui? Che ha detto? Cortesi signori, ha parlato, l'ha sentito parlato. Sì, ma come ha parlato? Come parla? Già, avete fatto caso che parla in modo strano? Qualcuno potrebbe essere così cortese da spazzar via la polvere dal mio naso? Che? Vuole spolverato il naso? Questa sì che è strano. Perché non esce se lo spolvera lui? Della polvere si è poggiata sul mio naso, comprendete? Sì, abbiamo capito. Ma con chi parla? Cortesi signori! Sta cercando qualcuno! Non ha capito di essere rimasto solo in casa. Ma com'è possibile? Ci ha visto uscire, almeno se ci vede. Ma lo abbiamo anche detto! Forse pensa che ci sia qualcun altro oltre noi. Ecco, ci risiamo, ancora quella canzone! Però è bravo! Oh mamma, è proprio fissato con questa canzone, ma perché? Eppure non sembra un tipo cattivo. Dai, è simpatico, canticchia tutto il tempo, sembra molto allegro. Eric è solo un giocattolo, un robot. Oh guarda, c'è anche Micia. Oh, candido felino. Cosa? Come l'ha chiamato? Felino. Ho sentito i signori riferirsi a te con l'appellativo di Micia. È questo il tuo nome? Bene, piacere tutto mio. Parla di noi? Sì, ha detto che ci ha sentito chiamarla Micia. Anche se usa un linguaggio così strano per parlare. Alto locato. Così elegante. Però Micia gli ha risposto, allora non lo sentiamo solamente noi. Già, Micia continuava a miagolare, proprio come se anche lei vedesse che c'è qualcosa di strano in quel pupazzo. Non riesco a scorgere, fuori dalla finestra da qui. Che dice adesso? Mamma! Dominic si è mosso! Si muove! Non ci posso credere! Dove sta andando? Com'è possibile? Come fa a muoversi così? Non si è ancora visto cadere un singolo fiocco di neve. Che dice? Cosa? La neve. È andata a guardare fuori dalla finestra per vedere se c'è la neve. La cosa più strana è come ha fatto ad andare fuori dalla finestra, come? Molto strano. Sta tornando indietro. Torna al suo posto. Ecco perché lo abbiamo trovato nella stessa posizione. Guardatelo! Fa finta di niente! E perché cercava la neve? Ma che ti importa? Però l'hai visto! Lui vuole mantenere il segreto! Si è rimesso nella stessa identica posizione perché pensa che noi non scopriremo mai che si muove. E quindi è un uomo? Ma no, Eric, è un robot! Come fai a dirlo? E poi nulla.
di nuovo fermo. E quindi? Che cos'è? Chi è? Che cosa vuole? Non si è capito nulla. Già, però non sembra cattivo. Insomma, l'abbiamo lasciato da solo per un bel po' e non ha fatto nulla di male. Sì, ma può essere pericoloso. Non possiamo mica tenere un coso che non sappiamo che cosa è lì in casa nostra. Quindi adesso vado lì e lo costringo a parlare. Cosa? E se non parla, sai cosa faccio? No, non lo so. Cosa? Cosa fai? Lo apriamo e lo smontiamo tutto, così capiamo che cos'è una volta per tutte. No, ma no, Dominique. E poi lo rimontiamo se è un robot. E se da lì dentro esce un uomo, o peggio, il Grinch? Lo cacceremo via di casa, andiamo a scoprirlo. Vieni con me, Eric, vieni. Allora, ehi tu, caro schiaccianoci, guarda che ti abbiamo scoperto. Sappiamo che parli e che ti muovi anche. Dominique, più calma però, ok? Più calma. Sì, calma, calma sono. Allora, mio caro schiaccianoci, o parli e confessi subito tutto quanto, oppure ti smontiamo. D'insieme, 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 d'insieme.